vittoria sofferta, tre punti molto importanti. Ci servivano per il morale, per la classifica e per tutto. Quindi andiamo avanti. La gente si aspettava questa gara? Beh sì, sicuramente mi aspettavo questa gara perché il Teramo non ci stava a perdere in casa, perché noi purtroppo non ci potevamo permettere di fare altri passi falsi. Siamo riusciti nel nostro intento, speriamo di continuare. Presidente, l'ingresso di Vallocchi anche, tanto sì, che un po' ha cambiato il volto del secondo tempo. Sì, d'accordo? Sì, molto d'accordo, perché per me è sfondata una porta aperta quando vedo questi miei giovani che entrano in campo. Ecco, pure Bove, non togliamo niente a Bove. Adesso è andato là e ti sei mangiato quel gol, dice, ma è uscito 2 centimetri, mi ha detto. Quindi i giovani sono il futuro del calcio italiano, non solo della San Benedettese. Beh, Esposito non lo scopriamo noi, non è che... Però io preferisco sempre che facciano bene i giovani, che i giovani, torno a ripetere, il futuro di tutto il calcio italiano. Se vogliamo un passo indietro di Massimo, ora un po' di... No, di Massimo ha giocato molto bene, poi si è fatto male, è dovuto uscire e lì sono un po' rammaricato. Devo fare i complimenti al nostro portiere che ha salvato la partita. Io quando sono venuto oggi qui l'ho riprogrammato perché a Caserta aveva fatto una papera e lui adesso mi ha detto siamo pari, Presidente. Dico ok, siamo pari. All'inizio della stagione si è parlato di acquisire di un terzo portiere visto i contenuti futuri di Alvita. Cosa ne pensa lei? Me lo sono portato a casa mia il terzo portiere. No, non so, non è il caso. Soddisfatto, Presidente, con un pranzo arriviamo al terzo posto. Alla fine della partita sono soddisfatto, ho tribolato parecchio, come solito, ormai è una costante questa tribolare. Cosa hanno detto i tifosi alla fine, visto che ha parlato abbastanza? Sono andato a salutarli perché mi sembrava giusto e doveroso, visto che ci seguono così dappertutto, e loro sono molto soddisfatti quando io vado a salutarli, si sentono anche premiati. Che pensa del caso Fanesi, che è guarda, io la vicenda l'ho saputa un po' di rimbalzo, esattamente come stanno le cose. Si dicono tante di quelle cose, però ancora la verità non è uscita fuori. Finché non esce fuori la verità, credo che sia molto difficile giudicare una... Terzo posto, Presidente, 8 punti dalla prima, ci pensiamo? No, non ci pensiamo, perché ogni volta che pensiamo male, lasciamo stare, andiamo avanti con la nostra strada, poi quando saremo arrivati più avanti ne possiamo pure parlare. Riguardo ai giocatori, sono stati messi in discussione questa settimana, questo Sorrentino che ormai va via, no? Che è un suo pupillo comunque. No, lasciamo stare, è stato mio pupillo quando giocava in Serie D, che forse è la categoria che gli spetta, però... Senta, Presidente, non c'era Da Monte tra... Ma sarà andato al mare, Da Monte al mare, no? Da Monte è andato al mare. È fuori dai giochi oppure... Non lo so. Presidente, un giudizio sul Teramo? Sì. Ma il Teramo non ho visto grosse individualità, però come collettivo non è male. Non è male anche perché ho visto che ci hanno messo l'anima, ci hanno messo anche in difficoltà, ci hanno messo. Tanta sofferenza oggi? Ma tanta sofferenza. Giocavamo contro una squadra organizzata, e ottimo primo tempo nella fase di palleggio di proposizione e poi grande acume tattico, grande sofferenza quando siamo andati in difficoltà. Avevamo preparato bene la partita nelle catene, soprattutto di destra, poi ho inserito Vallocchia per attaccare l'ampiezza lunga, poi sofferenza, voglio dire, questa è una squadra che in 3 partite ha preso un gol su calcio di rigore, siamo a +1 in media inglese, 7 punti mi sembra che una media discreta, non abbiamo fatto nulla, abbiamo regalato una vittoria importante al nostro popolo in maniera meritata e con grande sofferenza e con grande personalità, questo è quello che mi fa più piacere. Sappiamo che non abbiamo fatto nulla, ci godiamo questa vittoria alla cui la dedichiamo al nostro popolo, in particolare a suo ragazzo Luca. Sappiamo che la gente ci teneva tantissimo, l'abbiamo preparata bene, non abbiamo fatto assolutamente nulla, siamo contenti, ma da domani penseremo al Pordenone. Ma io chiarisco anche il fatto del ritiro, l'ho detto in fase di conferenza stampa, il ritiro l'ho chiesto io, invece c'è troppa
cioè di tiro punitivo di cosa? Mi sembra di sognare. Io conoscevo poco la squadra, la conosco poco, e quindi ho chiesto di stare insieme per preparare una partita difficilissima contro una squadra ottimamente allenata, ed era un derby che ci tenevamo tantissimo, punto.